Buonasera, buonasera e benvenuti a 60 Minuti, 60 Minuti che torna da oggi di eh, lunedì. Sono 540 i posti che Credit Suisse cancellerà in Svizzera entro la fine di questo anno, del 2022. Sono la prima tappa, poi ne spariranno altri 1500. Era un annuncio per certi versi atteso, ma ha colpito molto. In difficoltà eh, Credit Suisse accoglie ora come primo azionista la Saudi National Bank, la più grande banca commerciale d'Arabia Saudita, una situazione che tra poco commentiamo con Alberto Petruzzella, presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese. Il Ticino è il cantone con il più alto tasso di eh, povertà in Svizzera. Un dato preoccupante, che le statistiche e gli studi, eh, come quello recente di Prosenectute, mettono in evidenza. Le cause e le possibili soluzioni a questa emergenza nel dibattito di 60 minuti. E poi, in conclusione. All'indomani del ritorno all'ora solare parleremo della qualità del sonno, qualità che per molte persone è un vero e proprio problema. Lo faremo con il neurologo Mauro Manconi. Per cominciare la situazione eh, generata appunto dall'annuncio del Credit Suisse qualche giorno fa di intervenire diciamo, con una forte, forte eh, ristrutturazione. Il nostro ospite Alberto Pertussella, benvenuto. Buonasera. Presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese, ex dirigente di Credit Suisse. Una ristrutturazione, quella annunciata, davvero abbastanza drastica, che salverà CS dal tracollo? Ma certo lo salverà, ma sarà un processo lungo, sarà un processo doloroso. Eh, purtroppo la banca nel 2008, eh, quando ci fu la crisi, eh, UBS fu salvata dalla Banca Nazionale ma messa con le spalle al muro e obbligata a riorganizzarsi e ristrutturarsi. Credit Suisse purtroppo per fortuna se la cavò con le proprie gambe, eh, ma non fece mai i passi che quest'anno di poi avrebbe dovuto fare, non ha mai messo a mano questo investment banking dove ogni tanto si guadagnavano tanti soldi e spesso se ne perdevano anche troppi e la banca è arrivata in questo momento a dover prendere queste decisioni. Drammatiche e dolorose per riuscire a risistemare la situazione. Sul Credit Suisse hanno pesato molte cose in, in, in questi ultimi anni, a partire dal, dal 2008 in effetti ci sono stati dei dubbi, ci sono stati degli scandali, c'è un'immagine eh, che si è un po' deteriorata nel corso eh, degli anni, eh, nessuna banca europea diciamo, è arrivata fino al punto di entrare in maniera, o americana, in maniera diciamo, solida nel, fra gli azionisti di, di Credit Suisse, sono arrivati i sauditi. Che cosa vuol dire questo? Ma eh, diciamo che nella banca dal 2008 c'erano già c'era il Qatar, c'era una grossa famiglia saudita, Olayan, eh, però oggi, oggi con la banca in difficoltà è chiaro che non si può troppo diciamo, fare difficili. Dove ci sono i soldi oggi? Ci sono in Cina, ci sono in Russia, ci sono in Medio Oriente, per cui probabilmente dove si andava a cercare si sarebbe trovato comunque un qualche azionista che da qualche parte può essere discutibile. Speranza della banca e di tutti noi che gli azionisti siano degli azionisti passivi, che hanno messo dei soldi, che vogliono vedere dei ricavi e che non vogliono troppo mettere il naso dell'attività della banca, perché questo evidentemente potrebbe anche essere delicato. E in questi giorni abbiamo sentito eh, molte persone, molti piccoli risparmiatori che magari da tanto tempo sono al Credit Suisse, Credit Suisse ha, una, ha una grande storia di presenza evidentemente nel nostro paese, che sono preoccupati. È giusto che si preoccupino oppure... Come dire, la banca è comunque solida a sufficienza per garantire il servizio a queste persone che ha garantito finora? La banca è solida, quindi non si devono preoccupare i clienti per i loro soldi. È un bene da qualche parte che i clienti siano arrabbiati perché vuol dire che c'è comunque un attaccamento con la banca, c'è un attaccamento con il loro consulente. Ricordo che la banca svizzera è sempre andata bene, sempre ha sempre avuto buoni risultati e quindi il cliente è un po' spaesato perché non riesce a mettere in relazione la banca di prossimità con la quale lavora bene in una piazza finanziaria che funziona tutto sommato bene e questi problemi enormi che la banca ha causati dalle attività negli Stati Uniti. Allora, la banca, diciamo, il senso della banca è anche quello della trasmissione della, della fiducia, della fiducia alla, al cliente, in fondo anche alla società, all'insieme di, di clienti, perché tutti siamo clienti delle banche. Di fronte a cambiamenti epocali come quelli che stiamo vivendo, ecco, trasmettere eh, questa fiducia diventa sempre più complicato perché non si sa più diciamo, dove andare a nodare il filo in fondo di questa fiducia. Sì, le banche sono un riflesso della società, quindi abbiamo un periodo adesso complicato, dopo la pandemia, le guerre, i tassi di interesse che da negativi sono schizzati verso l'alto, l'inflazione, quindi la situazione è, è obiettivamente complicata e anche spiegarla ai clienti non è sempre semplice. Eh, e poi è, è vero, lo diceva lei, basta una banca che ha un problema si tende a poi a parlare di tutto il sistema bancario come se, come se tutte le banche avessero un problema, come se fosse un problema dell'industria. In realtà l'industria eh, va bene, quest'anno i risultati saranno certamente non brillanti come quello degli ultimi anni, ma sono dei buoni risultati. E poi c'è il caso Credit Suisse, Credit Suisse in questo momento ha dei problemi, ha dei problemi seri. Io Penso che la Direzione Generale abbia mostrato la strada e la strada è quella giusta. Adesso si tratta di farle queste cose perché in passato troppo spesso si è detto che si sarebbero sistemate le cose e poi si tornava a fare gli errori di prima. Adesso si tratta di veramente di fare un giro a 180 gradi, eliminare tutte quelle attività che nel passato si sono dimostrate poco interessanti per gli azionisti, ma per tutti quanti, e andare nella buona direzione finalmente. Ecco, eliminare dell'attività vuol dire eliminare posti di lavoro? Si ipotizzano 2.000 posti di lavoro in meno in Svizzera, probabilmente entro la metà, la fine del, del 2023. Che impatto prevede in Ticino? Mi si è fatto un'idea di che cosa può significare il numero. Allora, io non ho nessun tipo di informazione interna. Quello che però sappiamo è che la banca in Ticino non fa dell'investment banking non fa della banca internazionale, quindi sicuramente non sarà toccata sotto quel profilo. E poi non ci sono delle funzioni centrali, quindi quando si parla di 2.000 persone in Svizzera una buona parte non lavorano alla banca svizzera ma lavorano in tutte le funzioni centrali che lavorano per tutto il gruppo, per tutto il mondo. Ticino penso che sarà toccato in modo meno che proporzionale rispetto alla Svizzera tedesca, però qualche caso ci sarà. Purtroppo in queste situazioni tutti devono fare uno sforzo, tutti devono contribuire, tutti devono tirare un po' la cintura e anche quei settori che, che vanno bene e che tra l'altro hanno già fatto in passato tutti gli sforzi per essere efficaci, temo, saranno chiamati a contribuire, quindi mi immagino che un qualche caso ci sarà purtroppo anche in Ticino. Di certo la, la piazza finanziaria del Canton Ticino, lo si dice da tempo, è sotto pressione, sono cambiate molte cose, si sta vivendo quella che può essere definita una vera e propria rivoluzione, si può dire anche che i tempi d'oro siano finiti per sempre. Tempi d'oro sono certamente finiti, il modo di fare banca è totalmente cambiato, eh, ma io sono ancora convinto che il futuro della piazza finanziaria ticinese sia ancora del, del tutto uh, radioso. E perché? Perché poi se andiamo a guardare nel resto del mondo, eh, io dico sempre, se c'è qualcuno da qualche parte nel mondo che vuole mettere una parte dei suoi capitali al sicuro finisce per venire in Svizzera. Finisce per venire in Svizzera perché siamo un paese eh, solido, siamo un paese sicuro e abbiamo un sistema bancario molto performante. E il Ticino resterà, eh, a mio avviso, eh, la, la destinazione ideale per l'Italia, che resta un grande paese che anche lui... Ha affrontato eh, tanti problemi, eh, ma che non è finito. Per cui si tratta di eh, diciamo stabilizzare. Penso che l'abbiamo fatto. E se un giorno avremo un accesso al mercato e possibilità di operare meglio con l'Italia, io non escludo che ci possa essere eh, una crescita e i posti di lavoro possano tornare a crescere. C'è un potenziale di, di sviluppo. In conclusione, come annotazione, che ci consegna anche questo, la questione del Credit Suisse, ma anche altri. Altre vicende dell'economia svizzera in passato, il, il marchio CH, il marchio eh, svizzero, non è più un punto di forza automatico. Questo. Eh... Eh, ci devono un po' rassegnare a questo, una volta bastava mettere eh, la bandiera svizzera e eh, il marchio CH e tutto funzionava, adesso non è no, più. Guardi, eh, di solito si dice che il giardino dei vicini è sempre più verde, il marchio svizzera all'estero è un marchio che non ha perso assolutamente di smalto e il banking svizzero resta un punto di riferimento in tutto il mondo. Detto questo, è chiaro che noi dobbiamo metterci del nostro per fare le cose fatte bene, perché quando le cose sono fatte male, quando ci sono degli scandali, poi se ne parla in tutto il mondo e questa non è certo la pubblicità di cui abbiamo bisogno. È proprio il riflesso diciamo, degli eventi, la globalizzazione, ha fatto sì che eh, di un caso locale, pur, eh, diciamo, con eventi anche un po' ripetuti come è successo al Credit Suisse, diventano un tema diciamo, di discussione eh, negli ambienti interessati a livello mondiale. Questo è un problema ulteriore. Vanno superate in fretta le certo, crisi. Certo, il Credit Suisse non è un caso locale, è un caso internazionale di cui tutta la stampa parla e come dicevo prima, per un problema di Credit Suisse per alcuni è diventato un problema della piazza finanziaria, cosa che non è. Per cui è nell'interesse del Credit Suisse, ma nell'interesse di tutti quanti, che finalmente i problemi siano risolti, che la strategia adesso sia chiara, che poi sia messa in pratica e che si possa poi tornare ad avere un, un sistema che funziona bene e che evita gli scandali e dà della redditività anche eh, agli azionisti in modo regolare. Grazie, grazie Alberto Petuzzella di averci aiutato a leggere questa situazione, la situazione del Credit Suisse, ma anche il riflesso che questa situazione ha in modo eh, diciamo abbastanza evidente anche sull'insieme della piazza finanziaria del nostro paese che è una piazza finanziaria molto molto importante a livello internazionale, anche se molte cose stanno eh, cambiando. Succede vicino a noi,